Il piacere è stato tutto mio, Bob. Senti, ho una proposta un po' bizzarra. Non è che ti andrebbe di accompagnarci alla prossima meta? Vuoi scherzare? Molto volentieri. Non mi perderei per niente al mondo lo spettacolo. Però c'è un problema. Quale? Ci sarà bisogno di una bella spinta. Bob, ma con chi ti credi di parlare? Qui siamo tutte bravissime a spingere. Andiamo! Sveglierete nel mezzo della notte quando la pompa della benzina non succhia più. Ma non ti preoccupare che se si tratta di succhiare lei è un'esperta. Devi morire urlando. Andiamo, Bob. La cretina, riconosco lo sbattere di una ciglia finta da chilometri di distanza. Ma poi guardalo, è così vecchio. Beh, anche io. Esatto. Gli aborigeni, fai quello che vuoi, le voglio qui adesso. Bene, manca solo un'ora allo spettacolo.
spettacolo e le protagoniste non sono ancora nel loro camerino a cambiarsi le scarpe. Io ti giuro che quando lo vedo lo ammazzo. Io lo ammazzo, prendo questo bastone e tiro dentro. Tra il male sei stato. Non ti toccare. No, no. Hai capito? Ma cosa c'hai? Io adesso ti ammazzo con questo. Ciao, ciao, che bello vederti. Aia, mi hai fatto malissimo. Va bene. Ciao, come stai? Dove sono le altre? Stanno scaricando i bagagli. Vai a chiamare. Dai. Vai a chiamare. Senti, lui, dov'è lui? Non lo so. C'ho l'ansia. E allora? Dai, ho l'estra sinistra. Vabbè, te lo vado a chiamare. Aspetta, forse. Ciao bambino, ciao. Io so. Sei nudo, lo diceva la mamma che sei nudo. Vieni, voglio farti vedere la mia cameretta. E tesoro, tic, adesso ho del lavoro da fare. Che lavoro? Affari. Affari. Ma mamma ha detto che ha portato degli amici, non posso conoscerli prima? No, non puoi conoscerli mai. Sono uomini d'affari. Mizi, dove sei? Minzi, dove cazzo sei? Non sei quell'abirinto di Cnosso? Mizi, di qua! Dove cazzo? Oh, porca puttana, eccoti qui! Ciao. Dio, che fatica! Oh, ma lei? Lei? Oh, tu devi essere Marion! Esatto! E assomigli a Zulema di Vis-a-Vis. L'hai visto? Certo. Se vuoi, io faccio Zulema e tu fai Macarena. Macarena. Dai, ti prego. Oh sì, non vedo l'ora. Comunque, cosa fai con il bastone? Picchio lui. Ok, devo dire che quando Tic ci ha parlato di te è stata una vera e propria sorpresa, bambino. Oh, cazzo. Ma... Ragazze! Una donna schiattata! E finalmente! Non ha supportato chi va a Barbie Gamberona! Barbie Gamberona. Bussata? Sei morta. Felicia, amore, ti presento mia moglie Marion. A Sunday. Esatto. E mio figlio Benji. E chi sarà nel shoot model Kinder Sorpresa? No. E i miei capelli. Aiutami. Guarda che cosa hai fatto per... Guarda, sono in uno stato di trance. Cosa fai, gesti, bambino? Me ne vado, non ci vedo più dalla rabbia. Tesoro, non è rabbia, sono le cataratte. Felicia? L'anima di chi ti è morta! Brava! Grazie. Non ti permette mai più! Ha fatto il mondo! Avete capito perché non ho detto niente? Perché siete isteriche! Oh, Dio. Avremmo potuto fingere delle espressioni idiote di felicità. Guardalo. Mi stava guardando, vero? Mi guarda. Senti, mi guarda. Ai miei occhi. Ha pure il tuo mascara. Ehi, cretina, non incominciare. Io non vorrei essere pedante, ma almeno sa che cosa fai nella vita? Sì, certo che lo sa. Sa che lavoro nel mondo dell'intrattenimento. Quindi, ragazze, non fate scenate da checca isterico. Checca! Mua! E trapanarello. Ragazze! Ragazze, sfogati. Fra un'ora c'è il chiedi scena. Fuori... Fuori c'è il pubblico che vi acclama e noi saremo lì ad applaudirvi. Voi, nel senso che viene anche papà, lui a vedere. Ti farebbe piacere? Papà, abbiamo un sacco di posto qui. La mamma ha una camera tutta sua, io una camera tutta mia e tu potresti avere una camera tutta tua. Tu e con il tuo fidanzato. Io non ho un fidanzato, Benji, no. La mamma ha detto che è ora di trovartene uno. Zulema.
Benji, io volevo dirti, non faccio soltanto personaggi femminili, io faccio anche un sacco di personaggi maschili, molto maschili del mondo della musica, e li interpreto tutti come Elton John o come George Michael. Poi faccio Ricky Martin. E anche Tiziano Ferro. Ah, ok, allora mi verrai a raccontare una storia prima di andare a dormire. Ti farebbe piacere? Ti voglio bene, papà. Oh. Ha detto papà. Hai detto Ricky Martin. Super Mario. Bob. Sarai fantastica stasera. Grazie Bob. Sei che pensiero gentile. Carinissimo, l'hai raccolto. Ecco così. Vediamo. Ah, Bob, non ti preoccupare. Prima o poi capita a tutti. Senti, non è che dopo mi raggiungeresti nel camerino? Ho uno champagne favoloso. Vuoi scherzare? Oh. Molto volentieri. Oh. E Felicia, ehi, se dopo ti venisse voglia di raggiungerci per fare quattro chiacchiere, che so, un bicchiere di vino, fatela passare. Ci vediamo. Ragazze, finalmente siamo arrivati al capolinea. Cerchiamo di fare lo spettacolo più bello di tutti i tempi. Sì. Io ti devo dire la verità. Sono onesta proprio, io finalmente sono soddisfatta perché finalmente posso fare il mio medley dei più grandi successi di Madonna! Pensavo di Nino D'Angelo. Urla. Beh, adesso sì che sei una stronza che si abbronza la patonza. Ragazze, credo di aver trovato l'uomo giusto. Stai parlando di Super Mario? Sì. Sarò la sua principessa Peach. Almeno non lo saprò mai se non ci provo. Ah, sono gelosa da morire. Ah, ma quale gelosa? Tu hai un piccoletto che ti amerà per sempre incondizionatamente e che dovrai crescere. Ehi, non vorresti mica farmelo crescere da solo, eh? Uè, pazza! Vuoi far crescere sta povera creatura senza la nonna? O senza la zia Felicia? Ragazze, tutte per una. E una per tutte! Ragazze! Hanno dato il piede di scena, il vostro turno è in culo alla balena! Bernadette, stanno parlando di te! Dai, schiaffi che te li ricordi fino a ferra settembre! Ladies and gentlemen, damas y caballeros, signore e signori, il casino di Alice Springs è lieto di dare il benvenuto a...